A me piacciono questi picnic campestri, a te Olivia? Certo che mi piacciono! Ehi papà, sei pronto per la gara? Certo figliolo, anche quest'anno porteremo a casa quel trofeo. È quello che sperate. Quest'anno vinceremo sicuramente mio padre e io. Vero papà? Certo figliolo, quest'anno il trofeo sarà nostro. Ora vieni, te anche ora di mangiare. Devi nutrirti per essere in forma. Sì mamma, a presto illuso. Perché non possiamo partecipare alla gara? Te l'ho già spiegato, io non amo lo sport agonistico. Lo so, ma... Fai attenzione, questo è il tipo di esercizio fisico che ha reso famoso tuo zio Poldo. Perfetto. Che? Bruto! Grazie per la merenda. Ehi, non te lo permetto. Ah sì, e allora che cosa intendi fare? Beh, ecco, noi ci batteremo per vincere il trofeo. Ecco cosa faremo. Voi? Questo sarà un gran giorno. Hai detto che parteciperemo alla gara? Soltanto perché voglio che Bruto si pentano di essersi inimicato tuo zio, Poldo Wellington. Benvenuti alla gara annuale per famiglie organizzata dal comune di Sweet Haven. Questi agili e coraggiosi concorrenti si affronteranno in una serie di prove che comprendono resistenza, abilità, agilità e velocità. Per non parlare dell'astuzia. Prima di dare il via, ci sono altre squadre che vogliono partecipare. Noi, signor sindaco! Poldo e Francis! Credono che sia uno scherzo. Ehi, Francis, sei fatto! Ottima idea, Poldo, non te ne pentirai. Io me ne sono già pentito. Attenzione squadre, conoscete le regole. Saranno premiati il primo, il secondo e il terzo classificati. Se non finirete una gara sarete eliminati. Ultima ma non meno importante cosa, niente spinaci. Non li usiamo mai nelle gare. E vinca la squadra migliore. Vinceremo noi, questo è chiaro. La prima gara è la corsa delle bighe. Va bene, Junior, ma non agitarti tanto. Ricordate, un solo giro di pista e non commettete imprudenze. Ai posti, pronti, via! Corri, papà! Non sto correndo, sto trottando. Il tiro è fatto, siamo quasi arrivati. Stiamo perdendo! Non prendersela con me! E gli altri di non cogliere! Ehi, è divertente! L'abbiamo fatta, figliolo! Tieniti forte, Junior, ti raggiungeremo! Forza, Bruto! Corri, braccialino! Dai, papà, fai il cuore! Evviva, ora abbiamo vinto! Oh, mi dispiace, Junior. Non importa, vinceremo l'altra gara. Avanti, Francis! Ce l'abbiamo fatta, sai, zio Poldo? Siamo arrivati al traguardo. Ed ora inizio la seconda gara. È una prova di equilibrio. La prima coppia che camminando sulla corda prenderà una noce di cocco e la porterà qui sarà la vincitrice. Chi cade è squalificato. Ai vostri posti. Pronti? Via! Oh, no.
forte, Junior. Sono stato presidente io. Cosa? Hai visto anche tu? Ah, io non ho visto niente, cara. Ah, chi la fa l'aspetti. Cosa? Grazie, papà. Non si fa così. Hai visto anche tu, Olivia? Oh, io non ho visto niente, cara. Eccomi. Presa. Arriviamo. Almeno siamo davanti a Poldo. Che faccia vedere al sindaco i pulsanti che hai messo su quella palma? Beh, dicevo per ridere. Concorrenti sulla linea di partenza per l'ultima gara, mezzo miglio di canottaggio. Hai sistemato tutto per bene. Sta tranquillo, papà, abbiamo già vinto. Sarà stupendo, zio Poldo. Abbiamo ancora una possibilità di vincere. Spero solo che finisca presto. Sto morendo di fame. Prima di cominciare vorrei ricordare ai concorrenti in campo di girare a sinistra quando incontreranno la biforcazione del fiume, altrimenti finiranno sulla cascata. Ai vostri posti! Pronti? Via! La passeggiata è finita qui. Ehi, ma cosa hanno fatto il Braccio di Ferro e Giulia? Sta succedendo qualcosa di strano. Ah, ho capito tutto. Sabotaggio. Guarda la barca di Didi, è affondata. Sembrano lavoretti di brutto, eh? Dobbiamo aiutare Poldo e Fred. Ci servono questi. Ma papà, è vietato dal regolamento! C'è qualcuno nei guai, Giulio. Dimentica la gara. Marco, papà! Siamo liberi, Junior, raggiti! Una cosa è sicura, ti bagneremo! Francis! Credo
credimi, Francis, è stato un piacere aiutarvi.